Buona domenica a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays, un saluto al vostro amico Salvo, stiamo rifacendo nuovamente la missione su Resident Evil Ci siamo Village, quasi. finiamo il gioco con armi nella mischia. Ho letto meglio il trofeo e ho visto che avevo sbagliato, ecco perché non sono riuscito a prenderlo. Quindi avendo letto meglio il trofeo, adesso so cosa devo fare. Ecco, tesoro mio. Quindi in Non questa preoccuparti. partita prenderemo il Sarò al nostro piano di sotto. penultimo Ti trofeo e proteggo poi io ci dai mostri di quella strana tavola. dedicheremo alla moneta mercenari e cercheremo di pigliare tutte esse per l'ultimo trofeo e per il platino. Quindi come sempre vi auguro una buona visione, iscrivetevi al canale se volete un bel pollice all'insù sul video ragazzi. Quindi skipperemo come non ci fosse un domani. Allora qua skippiamo. Andare a mangiare. Allora, rieccoci. Praticamente qua bisogna fare che tutti i mini boss e boss bisogna farli solo col coltello, tranne Heisenberg. E Miranda nella seconda fase finale quando si usa la pistola. Ma nella prima fase bisogna farsela tutta col coltello. Già sarà dura, però vediamo. Telefono!
Rieccoci. Ma Questa dove sfida si diavolo mi può solo trovo? fare facile. Certo, non vorrei vedere a te farti il boss col coltello, al difficile. Favorisce pure il trofeo di metterlo a facile. Cosa hanno fatto? Che cazzo! Esatto. No, l'ho staccato io. Sono finiti? Merda! Non finiscono mai. Oh.
Rose è qui. Chiudi la porta. Di qua. Ciao Limpoton. Entra pure. Chi? Devo uscire di qui. Non è andato molto. Le fiamme si propagano in fretta.
Tranquilla e non respirare il fumo. Lo so. Grazie, Ethan. Bello, bello. PvP, squadra contro squadra. Devi rubare, rubarti tra di te, tra di voi, portarti via il baule, insomma, casino, un casino. È PvP e PvA. Se giochi con un compagno di squadra, quindi potrebbe essere la squadra di 4 contro la 4 avversari. Che succede? Basta! Madre Miranda! Ehi! La morte, sì. La morte è giunta per tutti loro. Immagino porti al castello. Nient'altro che sangue e morte. Bene, bene. Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo. E le mie famiglie hanno bisogno di intrattenersi coi forestieri. Se lascerete il mortale nelle mani del... Ah, Cristo santo! Bravo! Scappa se vuoi tappare! Tutto è bello, Sarifo. Sei fregato. Molto bene, Ethan! Da vinta. Ah! Merda! Ma allora sei davvero forte come dicono. Non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Devo far divertire Donna e Moro. È arrivato il momento dello splendido e sanguinoso gran finale! Che c'è di un bel macinato di carne americana? Per un pelo. Quei mostri hanno rapito Rose. Ciao, sono 77. No, lo fai in automatico, lo fa. Devi solo entrare nella
nella fessura che c'è dietro il muro, e poi fatto la full motion si spezza una catena. Quindi lo fa automaticamente. Adesso io in questa partita devo finirlo solo col coltello. Lo dobbiamo fare solo col coltello. Così mi prendo il trofeo. E mi rimane per l'ultimo trofeo per il platino, che è la meta mercenari. Quindi qua andrò con una scheggia, andrò velocissimo. Arrivano le sorelline. Altra domanda: per prendere le munizioni infinite della Magnum, devi comprarti la Magnum, devi comprarti, la devi potenziare al massimo. Fatto ciò, vai nelle sfide, ti compri le munizioni infinite e ce l'hai. Come ce l'ho io adesso, guarda. Guarda qua, posso skippare, no? Guarda, la faccio vedere. Maledette psicopatiche! Aspetta un attimo. Ecco. Okay. Allora, dicevamo, come vedi, c'ho la Magnum a colpi infiniti. Visto? L'ho potenziata al massimo. E mi sono, ma la Magnum è quella che trovi giusto? Sì, no, questa di qua la compri. Tu trovi quest'altra, trovi. Grazie, no. Questa mezzettina non ci metto. Ok, grazie. Tu trovi questa pistola, la M1851 Wolf's Mane, trovi. Invece questa te la devi comprare al venditore. E la devi potenziare al massimo. Ci abbiamo il caffè. Ok. No. Adesso ci divertiremo a finirlo solo col coltello, sta partita. Sarà una bella sfida. Ok, però tu hai le munizioni infinite di tutte? Sì, di tutte le armi ho le munizioni infinite. Allora. Mi mancano solo due trofei e la platino. Devo finirlo adesso solo col coltello. Tutti i boss col coltello. E poi la metà mercenario. Quindi oggi finiremo il gioco solo col coltello. Tanto che non sventro uno. Ti appenderò, ti taglierò la coda e mi cotrò la scena. Meglio vivo o morto? Tu che cosa mi dici?
Se solo Cassandra ti avesse ucciso subito. Dove ti vai, omuncolo? E ammazziamo la vampirella. I proiettili non mi fanno nulla. Tu, stupido moncolo! Ma no, vero. La devo andare a pigliare, questa è quella da fuori. Errore mio, errore tattico. Vuoi vedere il castello? Ma che cazzo? Da solo protezione corrosione, da. Da protezione corrosione.
Eccoti qui. Tutto. Fa pure quello che ti pare. Di aver profanato il casato di Mitre. Questo lo dici tu. È quella lettera pace perché riflette i danni. Però si attiva. Si attivano casualmente. Culo questo castello. Schifoso forestiero. Finalmente sei venuto a trovare. No! Basta, insetti.
Un botto. Vedi, stai a piattere come un cielo, no? Vaffanculo. Sì. Stupido omuncolo! Scappa pure quanto vuoi, molto presto morirai! Siete mai contenti? Oh, lindo! Vabbè. Sono giochi. Basta divertirsi. Sì. Temevo che le altre vi avessero già provato. Hai mandato all'aria la cazzo! No! Non può essere! Ma lui non ha il corpo. Sono il DLC quello lì, no? Sei la mia preda! Sì, bravo. Strega di merda!
La Madonna. Ok, adesso posso uscire da qui. Completamente spazzata via da uno come te? La tua paura.
Vincerò fino all'ultimo boccone. Allora, dammi che mi dicevi tu, quella che trovi tu dovrebbe essere questa di qua che si chiama Stake o Stake. Devi trovare i potenziamenti dal venditore, la modifichi e poi facendo la sfida ti dà la voce. Qua non te lo posso fare vedere. A inizio gioco, devi andare sul bonus, devi andare. A inizio gioco, carichi il gioco e vai su negozio e ti sblocchi l'arma e le munizioni infinite. Una volta però che l'hai modificata dal duca, salvi la partita, esci, vai alla voce bonus, clicca e vai sul negozio. E là ti vengono le armi a munizioni infinite e l'arma. Allora, il boss l'abbiamo fatto col coltello. È stata una faticaccia, ma ce l'abbiamo fatta. Oh, ascoltateci, le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo. Schippa. Allora, se non la trovi, la devi trovare nel gioco. Devi esplorare bene tutto, devi esplorare. Devi esplorare tutto il gioco fatto bene. E ci sono dei segreti del gioco, ci sono dei segreti. E devi trovarti tutte le casse del tesoro. Guardati la mappa, apri tutte le casse del tesoro e avrai anche tu l'arma a mano. Se vai sul mio canale trovi la guida tutta completa se hai bisogno. Vai sul mio canale YouTube, c'è pubblicata che due cosa? Guide. Una del gioco normale, una dei file, delle capre e quant'altro. C'è il duca. Raga, sto andando con una scheggia, sto andando. Ora piarmi le ali e andiamo a affrontare il secondo boss che è Angie la bambolina. Bene arrivato. Immaginavo che saresti venuto qui. Visto? Quando certamente. Vai qua dal venditore, devi vedere qua il venditore. Non ho mai visto niente di simile prima d'ora. Scendi sotto e vedi se ha tutti gli accessori, visto? Io qua l'ho comprato, visto qua? Esaurita, la vende lui. Visto? Qua ci sono tutti i potenziamenti per le armi che ti devi comprare. Per avere poi le armi a colpi infiniti. Visto? Ma certo, ci sei tu. Trova degli... Grazie. Grazie per il tuo supporto. Sei ancora lì? Non mi stai insegnando? Ah, Olimpo. Quindi ti stai imparando, Olimpo? Ti stai imparando allora? E allora hai fatto una buona scelta. Lo so.
Allora, solo che c'è iniziato tardi e sei grande come età. Io ho iniziato a 11 anni. Cose da fare domani, quindi con la mattinata non ci sarà. Non lo so. Ehi! Sì, sì, io sono. Io no. Io ho cose da fare col CAF, insomma c'è un po' di cose fatti miei. Meno male mi spiccia sta cosa, quindi sarò verso la dopo di pranzo arriverò io. Quando arriverà Silvio. Meglio tornare dal duca. Andiamo dal duca. Com'è andata? Hai scoperto qual... Ecco qua, visto? Devi aprirti tutte le casse del tesoro. Te le apri tutte e prendi tutte le munizioni. Se non mi sbaglio, la tua dovrebbe essere qui, dovrebbe Se essere hai la veramente intenzione che sta cercando di... Aspetta un attimo. Allora, dovrebbe essere. Allora, questa è collezione del maestro. Dovrebbe essere questa di qua, l'arma che cerchi tu. Arma nascosta di Moreau. Questa di qua deve aprire questo tesoro. E tira la Colt, quella da cowboy. E l'altra. L'altra dovrebbe essere queste due, o questa, una dei due. Allora, vai, andiamo a ammazzare la bambolina che è una passeggiata. Almeno sto boss è una passeggiata di salute, non è complicato. Poi subito dopo ci andiamo a fare il pesciotto ai mulini, quello è un po' complicato. Fortunatamente Heisenberg si fa con la macchina, quella da combattimento, quindi quello è una passeggiata di salute. E il boss finale, nella prima fase lo devo fare tutto col coltello, mamma mia, sarà durissimo. Cosa? Ethan. Vieni con me. Ho qualcosa da dirti. Mia, che cosa succede? Rose sembra diversa. Ethan, devi salvarla. Che sta succedendo? Mi abbandonano tutti. Anche Rose. Non voglio restare sola. No, non è vero. Sto impazzendo. Non c'è mai ricordo. Che sta succedendo?
Sull'ora di lavoro sono quelle le ore di lavoro, lei mi può 7 ore. Sì. No. Io non ho letto questa nota che dici tu, ho letto che ci sono solo un anello, anzi due anelli, il resto è nella pia in modalità sopravvivenza. Ho letto, poi... E l'ho capito, e da te ci sono solo due anelli in vendita, non i 48 che devi prenderti in modalità sopravvivenza. E allora non puoi avere mai tutti gli anelli, io ce li ho tutti. Io ho ucciso 10 boss in modalità sopravvivenza. Da solo. È difficile, tutto nella vita è difficile, ma si fa. Se hai fortuna e trovi sciame come ho avuto io che ho trovato sciame, subito dopo ho trovato anche alito del deserto e diventa una passeggiata. No, nella sfida, nella vita sopravvivenza. Sono stato fortunato che ho trovato sciame e alito del deserto. E ho fatto i 10 boss. Il Remnant. Sarei una figlia migliore di Rosa. Ti prego, vuoi restare con me per sempre? Cosa? Dov'è la mia arma? Ok. Ora qua ho scoperto finalmente come si fa a staccarlo subito. Ho scoperto. Basta metterlo in diagonale così. Ecco fatto, visto? Stavolta ci sono riuscito subito a staccarlo. Ok. Ci fa qui. Ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, ciao a tutti. A domani. Ciao.
Ma scusa, ti ho spiegato come io l'avevo fatto fra Silvio. C'è un programma, cioè un comando per disattivarlo definitivamente quella cosa. Lo faceva anche la mia televisione, lo faceva. Quella che si spegneva dopo tot minuti. La devi programmare, c'è il tasto che la disattiva definitivamente questa opzione. Non lo so che. Non so che televisore hai, però c'è in ogni televisore. Vai su impostazione e vai a vedere. Allora, bambolina, ok. Sì, dove che sbaglio? Palla, bambolina. Ecco la fiaba. No. Offa, allora. Rose, pupazzo, fiaba, ok. Allora, pupazzo, fiaba, rosa, ok. A posto. Pallolo. Dai, stacca. Allora, io mi sto maledetto trofeo. Mi auguro solo che Resident Evil 9 sia un po' migliore di questo. Questo non è brutto, solo che è ripetitivo. È ripetitivo. No, ormai è in prima persona, il 9 sarà pure in prima persona. Ma quello che mi auguro è che il 9 sia, non sia noioso come questo. Questo una volta che lo fai già due volte diventa noioso. Devono fare più percorsi alternativi, enigmi che cambiavano, nemici e quant'altro. Quindi l'hanno sbagliato. L'hanno proprio palesemente sbagliato. Che il gioco è bello, ma dopo due volte diventa monotono. Come tutti i Resident Evil. Fino adesso un Resident Evil che non è monotono, non l'hanno mai fatto. Ma si giochi due o tre volte, diventa proprio monotono. Ma se tu non l'hai fatto mai, Resident Evil. Il film è una cosa, il gioco è un'altra cosa. No, non c'è pizza niente. Ma non c'è pizza niente. Sì, ma col gioco non c'è pizza niente.
Quale boss? Hai gioco quale? Ah, ok. E ha perso lui la cosa, allora va. Pazienza. Sarebbe stato meglio se Rose non fosse. Che cazzo! È finita. Ecco chi c'era dietro a tutto. E sono due.
Terzo posto. Il pescione e i mulini. Devo ricordare che con Cristo devo usare il coltello. Specie riposato mi piace. È più forte. Che è lento? No. Praticamente maciullata. Ok, qua la scappiamo come non ci fosse un domani. Via, 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 via. E famo lo stesso trucco, ci abbassiamo e ammazziamo il fessacchiotto, così mi evito qua tutta l'orda. Quindi arrivo qua a sinistra, adesso ora a sinistra. Il mulino. Ok, vai, ultimo sforzo. Ok. Andiamo a farci il mulino. Io domani devo uscire, quindi mi tocca. Uguale, non cambia nulla. E allora perché lo fai? Io l'ho fatto fino all'apocalittico per vedere. È vero, ti dà più roba, però è più difficile. L'apocalisse, se riesci a uccidere un boss, ti dà un botto, ma se lo devi ammazzare prima, perché il boss se ti colpisce è one shot. Sì, li ho fatti tutti. Ma non è che non sia morto, sono morto un centinaio di volte, non ti credo. Cioè, ti ho detto, con un colpo se ti prende di one shot, quindi non ti devi fare colpire. Ma...
Va bene. Cosa che si dovrebbe fare anche Francesco, una passeggiata. In teoria, in pratica, che teoria. Io alle 4 vi saluto, vado a farmi un'oretta di passeggiata. C'è un solo che spacca le pietre. Dannato mostro. C'è un sole, ora mi organizzo, scappo i pupi e mi vado a farmi una passeggiatina. Un'oretta di camminare, bello. Mangiamo anche due gelati fuori, mentre ci facciamo la passeggiata. Non vuoi prenderlo? Come esco da qui? No, aspetta, vado a aprire le chiavi. Qua facciamo il trucco gameplay, è un trucco certificato. Da questa parte di qua non ti vede nessuno. Perché qui la chiave? Perché la fila alla gameplay, la fila. Facile facile. Non ce n'è accorto nessuno. E io maschio. No, non è un gioco. Per me, io te lo ripeto, non è un gioco adatto a te, però visto che ti piace Phone Horror, e questo diciamo un po' ci somiglia, quindi ti può piacere. Ma è PvP e PvE, ricordatelo. Certo, io ti ho detto perché ti piace Phone Horror, si vede che ti piace. Io non l'ho preso perché sto pigliando Biomutant, che è assomiglianza Souls-like, come i Dark Souls. Tenne che sono l'amante... Biomutant, esce il 25 maggio. Tra una settimana, mica, me lo hai giocarci, cazzo. Che cos'era? Scrivi Biomutant, scrivi... The Day Before? No, prossimo anno, cioè tra qualche mese esce. La PC e poi per le console, io quello aspetto per PS5. Ora il mese prossimo provo a chiamare il mio venditore. Vediamo in che posto sono nella lista. Io mi piacerebbe avercela entro Natale, ma la vedo dura. No, l'uscita è sotto. Ci vuole un PC molto più potente, non ce la fa. Me lo devo comprare, almeno il prossimo anno un computer più potente, un altro, perché l'ho preso per mia figlia. Ne devo più almeno uno per me, e no, quindi... No, non conviene i portatili non convengono. Non li puoi potenziare. Sì. Io preferisco quelli che si possono potenziare ulteriormente. E io quello me lo prendo multi assemblato, sparo anche un sacco di soldi e me lo monto io. No, il mio computer per essere vecchio ha 50 GB di attività. Quindi sono un disco mostruoso. Sì. Certo, ma ci deve avere una grossa memoria. Che puzza!
migliore! Non il migliore! Guardatemi, padre! È bello quello per PC, esce per adesso, no, no, non l'ho visto. Pesca grossa oggi. Devo andare via da qui. Ok. Stiamo andando come scheggia impazzita. Allora. Bene. Allora, fino adesso ci ho messo 1 ora e 23. La preziosa d'acqua. No! Yeah.
dove ti pare, l'arma che ti pare. Io avevo in mitra, avevo fiamme, e nell'altra raggi avevo alito del deserto. Poi tu puoi fare come si ti pare. Uscite più avanti. Adesso mi rimane Miranda. Heisenberg me lo faccio con la mitragliatrice, ma il problema è arrivarci da Heisenberg. Quello è il problema, non affrontarlo. Il problema è arrivarci. Allora, qua schifo, non me ne frega niente. Dicevo, sarà il quadro difficile della fabbrica. Ci sarà tutto pieno di robot, cazzo. No, fabbrica di robot, devo fare Heisenberg. Ok, mi rimane solo Heisenberg e Miranda. Miranda sarà difficile. Energia, come sono messa energia? Però adesso qua non me lo carica, vabbè, uguale. Ecco qua, 2, 4, 6, 8, 10 a posto. Andiamo da Heisenberg. Sparati come non mai. Vai, vai, vai. Che qua è tutto pieno di lichen, cazzo. Il mondo dei licantropi. Ma già se vedi c'è la prenotazione di quel gioco che dici tu. Sì, se vai sul PlayStation Store, nuovi arrivi, lo vedi, c'è pre-order. Io mi pare l'averlo visto. Ma
facciamo il tutto gameplay. Un cazzotto e via, un cazzotto e via. Cazzotto e fuga. Se qua ci sono 2 triliardi di lichen, facciamo un cazzotto e un fuga. Minchia, sarà il loro rifugio. Pacchiotto gigante, minchia, sarà un'impresa ammazzarlo. Però ci provo. Amo le fughe. Qua c'è lo pacchetto supremo, non lui, che è pure bello grosso. Ok, bestione! Aspetta che si la lupa, la lupa! Minchia che ha fatto un bel 1-2-1-2 e non si sono manco accorti. Con Rippling. Vabbè, ora qua ci mettiamo a ridere ora. Come cazzo l'ammazzo questo con martellone? C'è pure pieno di lupacchiotti qua. Guarda che c'è lì. Il mondo dei lupacchiotti. Ok, io ci provo. Ce la dovrei fare. Ok, mettiamoci qua. Si mette male. Fanculo.
È andata. È andata. Schifo a casa, non me ne frega niente. Fali schifo, non me ne frega niente. Dai, adesso andiamo a fare il mazzo a Heisenberg. E poi a Miranda. E macchiappo il trofeo. Spero. Ti devo... Cosa ora? Lo sto finendo ora. Che dovevo fare... Purtroppo all'inizio avevo sbagliato. Devo fare proprio tutti i boss col coltello, tranne uno che è Heisenberg. Si fa con la mitragliatrice quello, per forza. Quindi ho ricancellato il video, lo sto facendo da su Twitch e poi lo passo su da Twitch a YouTube. Però cavolo, soddisfazione a pacchi, ci sto riuscendo per la seconda volta di fila. Però soddisfazione. Poi mi concentrerò sulla modalità mercenari, pigliare 8S è dura. Cioè sai che dovrò usare per forza il cecchino, dell'arma che dà più punti. È l'unica cosa giusta da fare. Le caprette di Heidi ti fanno ciao. È un grande piacere. Ciao Luca. E vederti tornare vivo e vegeto. Grazie. Lo skippiamo. Ma cos'è stato? Lì. È stato un flashback. Ma hai ricaricato il mondo. E allora che cavolo vai a fare? Devi ricaricare il mondo per fare un'altra partita, se no non trovi quello che cerchi. O dipende dove... O... Non è afferrato. Devi riattirare il mondo se devi trovarti... la che è Sciame. Cosa se lo devi riattirare l'avventura. Non lo so, allora vedi dove sei arrivato, lo vedi subito, impostazione della pietra e vedi l'ultimo checkpoint dove sei arrivato, terra o quant'altro. Non hai altre cose, eh? E allora continuo. Allora dai, l'ultimo sforzo, anzi il penultimo sforzo. Arriviamo da Heisenberg. Dovrebbe essere abbastanza facile ammazzarlo. E poi il boss è più rognoso che Miranda. Quindi la prima fase è tutto col coltello, mamma mia. Quanto medicine posso crearmi? Uffa, ok, quanta medicina posso crearmi? 11, a voi allora. Ce la possiamo fare. Ok. Non preoccuparti per la mocciosa. Starà benissimo. Su, porta quel culo al di là del ponte. Ah, Ethan Winters. Che doppia della canna, doppiata. Non vedo
pensavo avresti sconfitto Donna e Muro, ma in America sei sopravvissuto a peggio. Mi piaci. Vorrei parlarti di Rose e di Miranda. Oh, entra pure. Tranquillo. Non è una trappola. Cosa hai in mente? Non la schippa. La rischippa. Merda! Il bello è che questo lo dobbiamo affrontare col coltello. Il bello, questo fa dietro con l'elio. Mamma mia. Sarà un dito in quel posto. Piccolo cieco. Cazzo! Ce lo devo fare tutto col coltello. Ci sarà da ridere. Ti farà da ridere a farsi il boss questo con l'elica. Ma che cos'era? Ok. C'è di quella cellata. Questo posto è assurdo. Devo tornare su. Non arrivi, speriamo che non arrivi. Sono stato supersonico, non dovrebbe arrivare, dai, oh, picciati, dai. Su, dai, muovi. No, no, non è arrivato. Normale. Mi sarà utile. Utilissimo, andiamo. Non è arrivato, vero? No, non è arrivato, che culo. Vaffanculo. Oh,
Non credo che si possa. Se becchi una botta, scemo. Se becchi un'altra, scemo. Questa è la mia metà mercenari. La vecchia me la completa solo la maschera nella mischia, poi viaggio la costa, questo è facile, un'altra partita lo faccio, mai fidarsi dentro, mai fidarsi, metto la canita artigiano, me ne mancano due, questo lo faccio nell'altra partita, perfetto, dove cazzo è quello? Contro la rovescia uguale, questo sempre nell'altra partita, ho comprato l'arma, dove cavolo è? Fuoco amico, ecco, ecco qua, 7, quindi questo di qua è fuoco amico, quindi me li attiro qua, me li attiro. Quindi poco amico lo faccio qua, poco amico, ho capito. Bene, bene. Per la prossima partita faccio il restante delle sfide. Molto bene, ok. Ho afferrato. Però usano dinamita. Per fare che cosa? Allora, vieni con me? Va bene. Non mi faccio fare poi la fotocopia, così la posso fare ritorno a sta stalagna.
Questo purtroppo col coltello non lo posso affrontare, è morte sicura. È morte sicura, malamente. Via, 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 via. Via, 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 via. Via, via, via. Oh, Ethan, che delusione che sei. Mica mi ha descritto. Pensavo che avremmo unito le forze contro quella stronza di Miranda. Professionista, la che pura. Delusione, davvero. Ha costretto me, tutti noi, a essere suoi figli. Si è rinchiusi in questo villaggio. L'abbiamo servita per decenni. Riesci a capire di che razza di umiliazione sta. Che c'è quello che non io non sono come i miei fratelli. Io voglio soltanto liberarmi di quella stronza. Pure io. Ho bisogno di essere più potente. Abbastanza potente da distruggerla. Questi sono i frutti del mio potere. Abbassi. I forti distruggono i deboli. È così che va il mondo. Non avresti mai dovuto rifiutarmi, Ethan. Salta mano una. Oh, aiuto. Aiuto, mano. Cazzo, che incazzoso. Via, se c'è quello. No, ancora tu! C'è Mister Erika. Porca troia. Sì, ma sono stancato. Ok. Perfetto. Posso magari consigliarti qualcosa? Sono in grado di eseguire qualsiasi modifica in cambio di un modesto importo. Proprio con questo dato non mi interessa potenziarla. C'ho l'altro dato. Procurarsi gli articoli giusti e torna al più presto. Non mi interessa. Nell'altro dato mi mancano solo due armi. Mi faccio la partita, mi faccio tutto. Manca ancora una molto. Porta secca. Tranne la metà mercenari, che là ci devo un po' smanettare. Sai che mi tocca farlo con il cecchino, visto che dà più punti rispetto al pompa potenziato. Ecco, il cecchino è dura. Miranda ci considera come dei bambini. Non le frega niente di noi, niente. Non possiede più un briciolo di umanità. Devo distruggerla. Non mi interessano i tuoi drammi familiari. E qua è difficile ora. Ancora!
Dai, Charlie, vaffanculo. Muovi le ciappette, muovi. E qua là c'è la parte difficilissima. Il boss con l'elica. Mamma mia, sarà durissimo ammazzare. Ci provo. Presto. Inizierà la cerimonia con la tua cara Rose. A quel punto sarà la fine. Per tua figlia e per tutto il villaggio. Ma non preoccuparti. La fermerò. Userò Rose per uccidere Miranda. Povero papà, sei l'unico a non aver ancora capito quanto è potente tua figlia. Vuoi prendere Rose? Devi solo provarci. Se vuoi dare un'occhiata in giro, fai pure. Grazie per il tuo supporto. Cazzo, uno spesso, uno spesso, uno spesso stampo.
preso lo stampo per... Me lo sono dimenticato da qualche parte. Mi tocca rifare tutto il giro. Operando c'è un secondo a rifare. Non è un problema. Levati dalle palle, fammi passare. Ho sto cazzo di stampo della chiara. Salva, che sei 49, salva, e preparati. Allora, qua ci sono andato, sì, perché è spostato. Dove cazzo è lo stampo l'altro per la chiave? Cazzo. Deve essere qua.
fa lo stampo. Vaffanculo, 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 non l'ho mai visto. Si mortacci sua. Mi tocca rifare tutto l'ascensore, porca miseria. Dimmi. Sono con chi vuole amico. Nuovi giochi, c'è scritto.
Costa 50 euro. Benvenuto. Costa 50 euro. Una lo vuole 10 euro? No. Beh no. Quello è 50 euro a parte. Aspetta, fuori si ha la vecchia. Sei proprio un duro, eh? Ma ora era facile a divertirsi. Finiamola qui. Vai, ha detto Zema, Moelica. Vero? C'è qualcuno che ti aspetta. Diversi boss, ci sono diversi boss, no. Devi ricaricare. Ce ne sono ancora tanti ancora. Stronzo! Ce l'abbiamo fatta. Minimo Heisenberg, ok.
cazzo, di nuovo! Dai, Miranda ci rimane. Ciao. Io tra un po' vado. Ormai sono arrivato al boss finale. Non si torna indietro. Arrivo, Rose. Sei proprio uno scarafaggio di merda! Pensi di potermi sconfiggere? Beh, sarò io il scaldamento per la vicina e per la stronza! Risolviamola tutta! Da uomo a uomo! Il tuo cadavere ti unirà al mio esercito! Quindi è questa la forza dell'amore fatale? Prima! Davanti a questa meraviglia d'acciaio! E ringraziare quella stronza di Miranda per cui la ammazzerò con i poteri di Miranda! Questo è quello che fa un bravo figlio! Sangue spesso, ma farsi comandare per anni da quella stronza! E non da scadendo, Michele! Fine dei giochi! Miranda.
E adesso ci rimane Miranda. L'ultima fatica. Capitano, le confermo che Ethan Winters è morto. Non ho recuperato il corpo, ma ho con me delle prove. Ti spiego tutto. Avvia la condivisione. È tanto che non combattiamo assieme, capitano. Quando è stata l'ultima volta? Nel deserto? Facendo solo ricognizioni, sono fuori forma. Ma grazie a te, ora conosciamo il piano di Miranda. Non ci potevo credere che si fosse trasformata in mia. Prendersi 5 colpi in testa non è cosa da poco. Mi dai brividi. Attenzione alle armi biologiche ostili. Ricevuto. Contatto con un gruppo di armi biologiche ostili. Sono più di quanti pensassimo. Attenzione. Il percorso ovest è libero, vado. Ricevuto. Avvistato veicolo BSAA, 2 guardie. Un gioco da ragazzi. Non sottovalutarli. Ok. Mamma mia, che tutto mi fa fino. Che diavolo è quell'affare? Il mutamicete è ovunque. Deve essere lì, sembrava. Sta con noi. Andiamo. Va bene. Arma biologica mutata avvistata. Capo, posso rilasciare particelle infette. Non toglietevi le maschere, ci vorrà un minuto. Ricevuto. Qui Tundra. Capitano, ho lasciato dei rifornimenti in una casa. Grazie, si serva Tundra. Pure. Ho apprezzato. Amber Eyes, mi serve supporto. La vedo, capo. 200 metri all'obiettivo. Hai sentito che una colonia di mutamicete è tanto grande? Bisogna qua più questa roba perché non capisco. Non ti capisco per fare la boss fight. Quello con martello non giocato. Destinazione. Merda, è enorme. Va bene, Lobo.
Ti indico il bersaglio. Vai, Lopo, mi raccomando. Lavoretto pulito, pulito. Ehi, grande! Ricarico, prendo tempo. C'è un gruppo che viene verso di lei. Pleita, pleita, un gruppo. Ok, capitano, sono pronto. Quando vuole. La muffa si espande rapidamente. Deve esserci qualcosa che la stimola. Che stia per crollare. Aspetti un attimo, sto ricaricando. Pleita, pleita. In guardia, capo. Mamma mia. Pleita, pleita. Ricarica effettuata. Vieni stavolta. La BSA sta attaccando. Quanti sono? State tutti bene? Vengono fuori dalla zona. Finisco mai. Adesso basta. Ci vuole circa un minuto per mirare. Tenga il laser fisso. Prendi questo. Bene, Vega Vincente deve essere qui sopra. C'è un modo per scendere. Io vado, voi restate dove siete. Capitano, ho confrontato la muffa del villaggio con un campione dei Baker e non c'è segno delle alterazioni del genoma presenti nella serie. Questa roba è nata qui. Adesso qua la parte più difficile. Ma c'è il tuo stronzo col coltello. Sei a guardia del Mega Micete? Lobo, qui ce n'è uno tosto. Ho bisogno di supporto! Capo, si trova sotto terra! C'è un'apertura in alto! Usa quella! Ok, sto arrivando! Venga dove! Bene, te lo illumino col laser. Hai un attimo di tregua. Ottimo, ha funzionato. Ok, capitano, sono pronto. Quando vuole. Vado avanti. Voi restate tutti in superficie. Ok, mi rimane solo Miranda. Solo Miranda mi rimane.
Quindi solo la prima fase col coltello e la seconda con la pistola. Se Miranda si era sostituita a Mia, lei dov'è? Immagino che si sia liberata di lei. Non riesco a capire. Come faceva Miranda a sapere di Rose? Gliel'avrà detto l'uccellino ammuffito. A questo penseremo dopo. Concentratevi sul piano. Trovato. Ecco il negamicete. Il negamicete. Alfa a squadra. Ho localizzato il negamicete. Possiamo mettere fine a questo casino. Non aspettavo altro. Esplosivo N2 pronto. È sufficiente per distruggere il villaggio. Facciamo saltare in aria questo posto. Prima eliminiamo Miranda. Meglio non correre rischi. Adesso vado. Ricevuto, in attesa. Capitano, Miranda avvistata nel luogo della cerimonia. Mantenetevi a distanza. Non muovetevi fino a nuovo ordine. So che ormai è troppo tardi, ma abbiamo sbagliato a non dire tutto a Ethan. Non c'era tempo. Ma nessuno si aspettava che Miranda agisse così in fretta. Lo so, ma avrebbe dovuto dirglielo. Già. Deve essere il laboratorio di Miranda. Ok, scappiamo. Che freddo. Ancora non posso saltare. Come sono finito qui? Sì, la posso. Ok, boss fight finale. Mamma mia, sarà dura. Allora. Ok. Su. Allora, schippiamo. Andiamo. Devo muovermi. Vai. La marcia l'ho già carica. A posto. Ok, prima fase col coltello. Sarà un'impresa, ma ci proviamo. Fuori dai piedi. Una chiassista. Allora schippiamo. Sei stato utile al tuo scopo, Winters. Ti sei sbarazzato dei miei figli fasoli e hai risvegliato il glorioso negamicete. Su, via, non preoccuparti per la piccola Rose. Ti posso assicurare che ci penserò io a renderla davvero felice. Quindi ora puoi morire in pace. Sai bene cos'è l'amore per me. Ti lascerò scappare. Perché vuoi privarmene? Spiegami perché cazzo non vuoi capire che Rose è mia figlia, non tua! Guarda come schiva, guarda come schiva. Questo è la tua. Yeah.
completa disperazione. Ti ha fatto dono di un potere immenso e grandioso! Come no? Ti ha solo fatto uscire di testa! Sì? Sì, ma... Ascolta le mie preghiere! Lascia pure tutto nelle mie mani. Ti aspetta un riposo eterno. Col cazzo! Muori, 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 muori. Io mi riprenderò, mia figlia! Comprendo bene come ti senti, Winters. Dico davvero. Purtroppo però è arrivato. Con i poteri di Rose del Mega Micete, mia figlia potrà finalmente ritornare in vita. Ho aspettato 100 anni, un secolo intero, solo per questo giorno. Perché sei ancora qui? È giunta la tua ora, crepa. Cazzo. Fatta pianta. Perché ti intrometti? Perché hai così bisogno di Rose se tanto stai per morire? Perché è mia figlia, maledetta psicopatica! Perché ti ostini a resistere inutilmente? Posso assumere qualunque forma: uccello, pizza, strega o la tua gatta. Gli abitanti del villaggio e i miei 4 figli non sono riusciti in alcun modo ad alleviare la mia infinita solitudine. E se il problema fossi tu, Miranda? Non sei capace di amare davvero! Al diavolo questo dannato villaggio! Guarda, posso fare la pistola! È giunta la tua figlia! Il campo è per essere certa di non vederti mai! Ti darò il... Mi dovrebbe dare il trofeo. Allora, skippiamo. Vediamo se me la dà. Skippo.
Vediamo se mi dà il trofeo. Ok, vediamo un po'. Incrociamo le dita. Sì! Sì! Vaffanculo, trofeo! Grande salvo, vaffanculo! Mi chiamano salva, aspetta, istantanea. Ok. Sì! Soddisfazione a pacchi. Mettilo qua, salvalo qua, vai! Ce l'ho fatta! Allora, bonus. Negozio. Ok. Mi mancano queste due. Devo fare le altre sfide e il resto è tutto. E poi mi rimane solo la moneta mercenaria e arriva il platino. Sì, qua ho preso tutto. Quindi possesso, un possesso. Ok, mi faccio due conti. Allora, sono rimasti 50.000, devo raccogliere 190.000. Quindi delle sfide mi rimangono le più facili adesso. Mi rimangono le più facili. Che posso fare benissimo tutte in una partita sola, giusto? Allora. Fuoco amico. E lo faccio nella partita nuova che verrà. Poi mi rimane. Sette bello e lo posso fare perché ora ho comprato l'arma. Regalo d'anniversario 52.911, ok, sono già 50.000, bastano 2.000 passi e faccio il trofeo. Poi c'è contro la rovescia 54.321, quindi sono 4.000 punti. No, tutta una partita ce la faccio a farlo, l'ultima partita. Approvato di Kendo, sono quelle due armi che mi devo comprare e potenziare al massimo. Ok, non mi rimane più nulla. Perfetto. Qua li ho sulcati tutti. Ok, la metà mercenari è quella più complicata. Adesso ne ho sulcate 3, sono 8. Ho preso una S e devo pigliare da tutte S. Va bene ragazzi, appena riuscito a farla poi pubblicheremo il video. Quindi adesso vi ringrazio. Ciao, alla prossima. Soddisfazione a pacchi.